Sembra che il cinema navighi in acque molto, molto propizie e molto tranquille. Invece non è vero, lo sapete tutti. Serve una legge. Bene. Senti, il tuo premio. Yeah, your prize, your award. Facciamo entrare il terzo, complice, fondamentale anche lui. Non solo complice con Luigi Magni di questa, ma di altre turpi operazioni. Nino Manfredi. Tu sei un laico, o sei un anticlericale, o sei non, io non saprei come definirti. No, la parola c'è per dire. Sì, no, ma qui no, siamo in diretta. Non siamo in diretta, non la puoi. No. No, uno ecco, no, non può. Uno spretato. No, ma è uno spretato. È sprecato. Saprebbe fare tante cosette, ma insiste a fare il cinema. Certo. Il Papa dovrebbe fare, ad esempio. Adesso tra poco non lo faremo più. Non faremo più il Papa? No, ma infatti no, dei papi è semplice, perché io faccio un cinema di altare. C'è un ragnetto, porta fortuna, ecco qui. Certo, porta fortuna. Papa Ricco Ragnetto. Quello che commette. Lo daremo a committere, no, al produttore. No, io faccio un cinema dialettale, faccio un cinema romanesco, soprattutto. Allora è fatale che ogni volta che percorri o a ritroso o nel presente una strada romanesca, inciampi al Papa. È tutto lì. Ma tu il tuo futuro lo vedi anche con questi inciampi importanti o no? No, io adesso, tanto è vero, appunto per sfuggire a questa definizione di cinematografare o romanesco, ho smesso di fare il cinema per un momento, ho fatto un po' di teatro e sto scrivendo una commedia. Ah, bene, su che argomento? Beh, su Roma, poi c'è un Papa pure. Beh, tutta lei. Sì. La presenterai a Roma, sì. Sì, ci riapriremo. C'è una casa piena di papi. Ci riapriremo un vecchio teatro romano che è il Brancaccio. Ah, benissimo. Il protagonista Proietti. Meraviglioso. Sarà senz'altro una cosa molto molto bella. Ti invito a sedere e tengo qui ancora Nino per una cosa. Ti hai mai visto? Ti fa piacere che tu ne hai presi tantissimi già di premi, Donatello, è sì. Vero? Tanti. Grazie a Dio. Sì. Tanti. Non qui è la prima volta però, eh. Qui è la prima volta. Qui è la prima volta. Bello qui. Insomma, vabbè, allora per questo diciamo... No, deve essere contento, invece dici no. Sì. Davide Michelangelo, io vi darei una fiondata. Eh? Vi darei una fiondata, fossi velo là sopra. Ma tu parli toscano, vedi? No, scusate, io non so toscano, parlare toscano, purtroppo, anzi mi scuso per il mio toscano, perché l'ho imparato direttamente da Geppetto, che non era un esempio proprio di purezza toscana, ma insomma, si fa quel che si può. Grazie. Chi è che ha detto bravo? Hanno detto anche bravo. Sì. Bravo, grazie. Però una ragione c'è per cui sono contento che il Davide sia qui a Firenze. Perché ogni volta che piava un Davide in Sicilia, e io annunciavo a questi miei parenti siciliani, ho vinto il Davide, mi hanno dato il Davide, siete contenti? Invece di dire bravo, bravo, siamo contenti, si formava uno strano silenzio. Ma guardavano con gli occhi a mezz'asta, come a farmi capire che in fondo era stata opera loro. Ma qui non succederà. No, almeno qui io i parenti non ce l'ho. Sono sicuro che questo me l'avete dato proprio voi. È proprio meritato. Sì, sì, è meritato. E quindi vi dico grazie. Grazie perché ancora una volta avete dimostrato di essere intelligenti, sensibili, acuti, essenziali. Ecco, potevo venire pure io solo, che era tutto a posto. Grazie Nino. Grazie a tutti.